Ogni volta che si inizia l'anno scolastico, e non solo all'inizio, ci sono ovviamente delle problematicità. Pensiamo al tema degli istituti dove servono degli interventi strutturali, pensiamo al tema della mensa che è molto dibattuto, ma le istituzioni cercano di fare il massimo, ovviamente comune, regione, città metropolitana e governo, per cercare appunto di rendere il servizio il migliore possibile. Primo giorno di scuola, lunedì 10 settembre, anche per le amministratrici pubbliche. La consigliera metropolitana Barbara Zarà, delegata all'istruzione e alla formazione professionale, ha presenziato, insieme alla sindaca Chiara Appendino, all'assessora all'istruzione della città Federica Patti e al direttore dell'ufficio scolastico provinciale Stefano Suraniti, all'inaugurazione dell'anno scolastico della scuola secondaria di primo grado Amedeo Peyron di Torino, per poi dare il via alle lezioni all'Istituto di Istruzione Superiore Russell Moro Guarini, sempre in Torino, in compagnia dell'assessora regionale Gianna Pentenero e del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Fabrizio Manca. Dopo i saluti istituzionali e gli auguri di prammatica, i docenti e gli studenti del Russell Moro Guarini hanno illustrato i risultati del progetto sull'apprendistato, che vede il Piemonte regione leader nella sperimentazione, con ben 88 contratti nell'ultimo biennio, stipulati con 58 aziende del territorio. L'esperienza di apprendistato in alternanza scuola-lavoro vuol dire che abbiamo permesso a dei ragazzi intanto di avere un contratto di lavoro e di assolvere l'esperienza formativa all'interno del sistema dell'istruzione. Vuol dire che la scuola risponde alle esigenze formative delle nostre imprese e le imprese offrono l'opportunità ai nostri ragazzi di far conoscere loro come funziona un'impresa, qual è la sua organizzazione e quali sono gli elementi fondanti. Di apprendistato come via maestra per l'inserimento nel mondo del lavoro hanno parlato anche i rappresentanti di Confindustria presenti all'incontro. Dopo 2 anni di percorso, hanno detto, la strada verso l'assunzione è molto spesso già spianata. Che cosa vorremmo sentirci dire oggi se fossimo degli studenti al primo giorno di scuola? Sicuramente non credo che il predicozzo del studiare tanto, dovete impegnarvi, dare di più, possa essere utile, anche perché i nostri giovani, insomma, dall'orecchio del dovere non è che ascoltino molto. Loro ascoltano di più e hanno veramente una grande capacità nell'ascoltare dall'orecchio dei sentimenti e della passione, ed è quello che dobbiamo essere in grado di fare con i nostri studenti, utilizzare proprio la passione che è in noi e cercare di mettere da parte, quando siamo con loro, tutti i nostri problemi. Loro ci guardano dritto nell'anima e sentono se siamo appassionati nella nostra disciplina, anche perché poi, insomma, se non abbiamo passione noi, come facciamo a pensare che i nostri studenti ce l'abbiano e possano passare delle ore ad ascoltare quello che noi vogliamo comunicare? Quindi auguro agli studenti di avere degli insegnanti appassionati e auguro agli insegnanti di avere tanta energia, tanta passione da dedicare per questo pezzetto di anno scolastico insieme. Quindi a tutti buon anno scolastico.